Passiamo all'oggetto numero 2, risponde sempre la Presidente Tesei, richiesta chiarimento, accordo di programma AST Terni, interroga il Consigliere Pace. Prego, Consigliere. Grazie Presidente. Cara Presidente, cari colleghi, è evidente quanto il tema dell'accordo di programma dell'AST sia chiaro alla nostra comunità, in particolar modo a quella ternana, così come è evidente quanto lei, Presidente, si sia spesa nell'attività di monitoraggio e di come lei abbia sempre partecipato a tutte le fasi di coordinamento. Ed è proprio alla luce del suo lavoro che oggi, partendo da alcune premesse importanti, sono a chiederle alcune delucidazioni rispetto allo stato dell'arte. È chiaro che il piano industriale per le acciaierie di Terni costituisce uno dei principali elementi di rilancio della siderurgia italiana e necessita di essere accompagnato da un accordo di programma importante ed efficace che sostenga lo sviluppo del polo siderurgico ternano, principale realtà industriale dell'Umbria. Il 4 dicembre del 2023 si è svolto un incontro tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy con il Ministro Adolfo Urso e alla sua presenza, dove si evidenziava la piena, fattiva ed efficace collaborazione tra le istituzioni, governo e regione, che consentirà di sottoscrivere con l'azienda un accordo di programma significativo ed impegnativo. La Commissione europea ha approvato per l'Italia fondi per un totale di 550 milioni di euro a sostegno di investimenti finalizzati all'utilizzo di idrogeno nei processi di lavorazione industriale, incentivando quindi progetti di decarbonizzazione tramite il vettore energetico. L'obiettivo degli interventi autorizzati e finanziati dal PNRR attraverso il fondo Arto e Beit è quello di sostenere gli investimenti che consentono la sostituzione del metano e di altri combustibili fossili con idrogeno rinnovabile, favorendone la transizione verso un'economia a zero emissioni nette. In virtù di quanto sopra detto, appunto, il principale obiettivo è quello di valorizzare il polo ternano e renderlo centro di produzione di interesse europeo, sito di avanguardia e sperimentazione, affrontando alla radice le problematiche di compatibilità ambientali tipiche di un'industria siderurgica. Tutto ciò premesso, oggi vorrei sapere, Presidente, se il processo intercorrente tra Commissione europea, Governo nazionale e regionale è volto a cofinanziare tramite il sopracitato Fondo europeo Arto e Beit l'ingente intervento industriale privato sia concluso, con quale esito e con quali prospettive temporali. Quali sono le modalità e le tempistiche di definizione del sopracitato accordo di programma? Se nell'accordo sono previsti investimenti relativi alle infrastrutture a servizio delle aziende e del territorio, in particolar modo per la bretella Staino-Brisciano e per la variante sud-ovest? Se nell'accordo sono previste soluzioni agevolative per AST relativamente al costo energetico? E in caso negativo, su quali soluzioni azienda, regione e governo stanno lavorando per migliorare questa voce di costo di fondamentale importanza per la sostenibilità e la competitività di AST? Ed infine, se ad oggi esiste un progetto per la gestione del materiale di risulta in discarica, fondamentale, visto che con il presumibile crescere delle produzioni negli anni, sarebbe opportuno fin da ora recuperare in modo sostenibile per l'ambiente e la salute pubblica volumi per l'abbancamento delle scorie. Grazie consigliere, prego Presidente Tesei. Sì, grazie. Grazie naturalmente alla consigliera Pace per questa interrogazione, visto anche le domande molto precise che mi danno anche modo di aggiornare l'Aula e anche tutta la comunità regionale su questo importante dossier che riguarda un'azienda strategica per l'Umbria, per il Paese e anche a livello europeo. Sicuramente questo è stato un altro dei dossier, che uno dei principali che abbiamo affrontato fin dall'inizio di questa legislatura, da quando Thyssen manifestò la volontà naturalmente di cedere AST, mettendo a potenziale rischio, perché in quel momento sicuramente esisteva questo potenziale rischio, del futuro di questa principale industria regionale con oltre 3.000 occupati, compreso l'indotto, e circa il 4% del PIL regionale. Poiché dopo l'acquisizione di Arvedi si è reso necessario un piano industriale e un accordo di programma, la domanda è legittima: perché siamo arrivati a questo e perché era necessario farlo.
perché Aste in quel momento era un'azienda che doveva essere ripensata e ancora oggi lo deve essere per tornare competitiva, per lanciare nuove produzioni come abbiamo saputo a varie riprese e naturalmente però per diventare sostenibile, perché l'altro tema di straordinaria importanza è questo. Nasce così il piano industriale Alveti per la decarbonizzazione AST con tutto il suo portato positivo in termini sia ambientali che industriali. Vorrei precisare a tutti in modo molto chiaro questi termini, quindi sostenibilità ambientale e industriale vanno di pari passo, non ce n'è l'uno configurabile senza l'altro. Con esso nasce l'accordo di programma AST che vede regione e azienda interagire positivamente e lungamente, prima con il governo e poi con la Commissione europea. Perché questa doppia interlocuzione? Visto che anche qui ci sono state varie interpretazioni, a volte abbiamo sentito anche qualche esternazione sulla Commissione europea, non c'era, non è vero, è vero, cioè quindi è bene che facciamo chiarezza in modo definitivo. Naturalmente questa interlocuzione era necessaria e lo è stata, perché per sostenere un piano da oltre 1 miliardo di investimenti ne occorrono, sono quantificati, circa 300 milioni di intervento di parte pubblica. E naturalmente su questo tipo di intervento non basta solo il governo italiano, che attraverso il Ministero dello Sviluppo Economico mise a disposizione le somme necessarie, ma occorre muovere un fondo specifico del PNRR, quello destinato alle aziende che possono diventare sostenibili a livello ambientale ed energetico solo con enormi investimenti pubblico e privato. Per questo, dalla scorsa estate, sia la Regione con l'azienda e il Governo hanno lavorato con la Commissione europea per accedere proprio a questo fondo, di cui faceva riferimento anche lei nell'interrogazione. Domani, 6 marzo, l'azienda darà luogo alla formale comunicazione di ottemperanza alle prescrizioni della Commissione Competition. A seguito di questo, l'azienda potrà accedere alla finanza agevolata e insieme al proprio investimento, ripeto per tutti, un investimento di straordinaria importanza, perché il piano industriale parla di 1 miliardo di euro, di cui 300 milioni sono di finanza pubblica, quindi è un investimento straordinario che farà aprire una lunga serie e una lunga fase di investimenti sul sito AST, che avranno naturalmente importanti ricadute sulla città di Terni in modo sicuramente straordinario. Da parte nostra continueremo ad adoperarci affinché vi siano positive relazioni sindacali, positivi risvolti occupazionali e positive prospettive di sviluppo per le aziende locali che in condizioni di competitività vorranno candidarsi a lavorare con AST. Visto ciò, abbiamo sollecitato il Governo alla convocazione del tavolo proprio sull'accordo di programma per la sua declinazione e perfezionamento, che sono confidente possa avvenire in questo mese, ma io sono ancora un po' più confidente e ottimista, credo che forse avremo questo tavolo convocato già nella prima metà del mese di marzo. E a seguire, affinché definisca le bozze di accordo di programma e le faccia circolare, utili proprio ad una firma nel più breve tempo possibile da parte di tutti gli attori di questo accordo di programma. Accordo di programma che vedrà la parte infrastrutturale come allegato, quindi non nell'ambito dell'accordo di programma, ma già fin d'ora posso annunciare che con la firma imminente dell'accordo Regione-Governo sul Fondo Sociale di Coesione, che porterà in Umbria 210 milioni di opere pubbliche e incentivi alle imprese, oltre che lo sblocco dell'intera programmazione comunitaria, che è la parte assolutamente rilevante, la Regione realizzerà una parte di queste risorse come da programma, la bretella Staino-Prisciano, che è così importante per l'acciaieria e per la città di Terni. Da tempo stiamo anche muovendoci con il Governo per reperire
anche 50 milioni necessari ad un'altra opera strategica, che è la variante sud-ovest di Terni, su cui stiamo lavorando e continuiamo incessantemente a lavorare con il MEF per trovare il veicolo per poterci fare finanziare quest'opera importante. Il tema dell'energia è certamente centrale per un'acciaieria che, grazie al lavoro sopra riportato, diventerà centrale in Europa e deve quindi reggere la competizione non solo europea, ma, come sappiamo bene, quella asiatica e statunitense, dove sicuramente le condizioni di partenza e cosiddette abilitanti sono diverse dalle nostre. Oggi sappiamo bene che il prezzo del gas è nuovamente ai minimi storici, ma non è detto che sia stabile. E invece, per quanto attiene al prezzo dell'energia, è diverso anche dalla questione del prezzo del gas. Sul tema, e su questo tema specifico, costo dell'energia per aste, mi sono spesa personalmente molto facendo degli incontri sia con il governo e anche con i vertici di Enel. È un tema questo che non può essere risolto e definito però nell'accordo di programma, ma l'accordo di programma deve riportare un forte impegno delle parti a tenere vigilato questo problema dell'energia e a porre in essere tutte le azioni per stabilizzarlo in prospettiva. È essenziale, ma qui abbiamo dei livelli diversi di interlocuzione. Per quanto attiene al tema di scarica, tutti sappiamo, perché per come ci è stata consegnata AST nel 2020, che la discarica ha 4 anni di vita residua, con potenziali effetti drammatici sull'azienda. Potenziale chiusura dell'area a caldo, ridimensionamento dei livelli occupazionali, brame che arrivano dai mercati asiatici. Quindi è un tema assolutamente urgente e rilevante. La discarica è anche un tema ambientale che io considero, come ho detto prima, all'inizio di questa mia risposta, prioritario e essenziale insieme a quello degli investimenti e dello sviluppo. Non si può realizzare una delle acciaierie più importanti d'Europa a Terni senza risolvere in via ambientale e industriale il tema della discarica. La soluzione è il progetto di virtuoso recupero e riutilizzo, che sinteticamente riassumo con bonifica, messa in sicurezza, recupero di spazi che l'azienda ha pronto, un progetto che l'azienda ha sta pronto, che il governo sta valutando e che sarà finanziato dalla stessa azienda, che si farà carico di tutto questo. In ogni caso, dentro o fuori dal piano industriale, questo problema deve essere risolto ed è il Comune di Terni a dover trovare un accordo naturalmente con Arvedi, con l'azienda. Ma non si può per questo tenere bloccato il piano industriale, perché questo non è pensabile nell'azienda, né per l'azienda, né per i lavoratori né per l'intera comunità. Perché oggi che siamo ad un risultato straordinario, che si è vista anche la conclusione dell'iter pubblico per poter cofinanziare questo accordo di programma, che porterà investimenti in questa azienda per complessivi 1 miliardo di euro, con apertura di nuove linee, quindi prospettive di sviluppo importante, non possiamo tener bloccato questo accordo di programma sull'accordo che deve essere raggiunto per il tema della discarica, ma ci sono gli elementi, le condizioni e le risorse che l'azienda mette in campo per poter risolvere al più presto anche questo tipo di problema, che è sicuramente rilevante. Grazie. Grazie Presidente. Consigliere Pace, prego. Grazie Presidente, mi ritengo molto soddisfatta della sua risposta. Ovviamente l'invito è quello di continuare come ha fatto sinora, e l'accenno che ha fatto al sollecito del governo per fare nuovamente un tavolo entro il mese di marzo ne è sicuramente un segnale tangibile. Come ricordava lei, un investimento non importante, straordinario, 1 miliardo di investimento, di cui 300 milioni di parte pubblica, meritano sicuramente un'attenzione particolare e un faro che mantenga sempre altissima l'attenzione.
La ringrazio per aver risposto in maniera esaustiva su tutti quelli che erano i temi che avevo messo al centro della mia interrogazione, a partire appunto dai fondi stanziati per la bretella Staino-Bresciano e soprattutto per lo sblocco della famosa variante sud, per il tema rispetto al tema delle energie, che è sicuramente dell'energia, che è sicuramente un tema che, come lei ricordava, va stabilizzato per il futuro, tanto quanto, proprio alla luce del fatto che parliamo di sostenibilità ambientale e industriale in maniera imprescindibile, il tema appunto legato alla discarica, una discarica che, come lei ci diceva, sta andando ad esaurimento e sicuramente un rimedio da trovare in tempi rapidi e veloci. Per cui io ribadisco i miei ringraziamenti, ribadisco la necessità di continuare a monitorare e a partecipare a tutte le fasi di coordinamento. Grazie. Grazie consigliere. Anticipo l'oggetto numero 5, interrogante il consigliere Bianconi. Qualità delle forniture domiciliari, dispositivi medici monouso, ausili per incontinenza, presidi per diabetici e prodotti destinati a un'alimentazione particolare. Garanzie per gli assistiti e le famiglie di quantità sufficiente di prodotti adeguati standard qualitativi in tutta l'Umbria. Risponde l'assessore Coletto. Prego, consigliere Bianconi. Grazie, vicepresidente. La qualità delle forniture domiciliari, dei dispositivi medici monouso, degli ausili per l'incontinenza, dei presidi per diabetici e per i prodotti destinati all'alimentazione particolare, in termini di quantità sufficienti di prodotti e di adeguatezza degli stessi agli standard di cui gli stessi soggetti ambiscono, è il tema di questa interrogazione. In Umbria un quarto della popolazione è ultra 65enne. Tra questi parliamo di 228.000 persone, quelli che hanno più di 80 anni sono 78.000, quelli tra i 65 e i 79 anni sono 149.000. La previsione per i prossimi decenni fa intravedere che il numero di quelli chiamati cosiddetti grandi anziani aumenterà in maniera rilevante, mentre il trend volto ad arrestare l'esodo dei giovani delle forze lavoro della nostra regione purtroppo ancora non si è attuato. Considerando quello che dice il piano regionale integrato sulla non autosufficienza, che condivido al pieno, nella rappresentazione del concetto dell'impegno nel cercare di prevenire le condizioni che di fatto possono attenuare e ridurre la non autosufficienza negli anziani, quantomeno contrastarla e contenere al massimo le condizioni sulla disabilità come principio, come rappresentazione di uno scenario strategico, ci mancherebbe, non abbiamo nulla, non ho nulla da che dire. Il problema però per questa nostra comunità è e continua ad essere lì, un problema che non è figlio del quotidiano, un problema che è stato rappresentato nel 2014 già in un'audizione nella terza commissione, in cui si parlò in quell'occasione della problematica relativa alla qualità e alla quantità dei presidi per l'incontinenza messa a disposizione degli umbri. Ecco, il tema non è stato risolto allora e non è risolto adesso. Nel 2021 i sindacati dei pensionati della SPI-CGIL, della FNP-CISL, della UILP-UIL sono tornati nuovamente su questo argomento, rappresentando le difficoltà che hanno gli utenti e le famiglie su questo tipo di forniture. Se queste poi le andiamo a spalmare
in proiezione su quello che sarà il fabbisogno di domani e andando avanti dei prossimi anni, fabbisogno economico che va a gravare sul bilancio di questa regione, è ovvio che si devono fare delle riflessioni ancora più profonde e più strategiche, perché quello a cui si è assistito in questi anni è una continua riduzione della qualità dei presidi e dei prodotti offerti. È ovvio che ci sono problemi economici, è ovvio che questo impatta sul bilancio, ma è altrettanto ovvio che vanno trovate delle soluzioni. A tal riguardo interrogo la Giunta sui seguenti argomenti. A quanto ammonta il numero di presidi per l'incontinenza, pannoloni e traverse fornite anche attraverso farmacie o altri soggetti per l'ambito domiciliare e a quanto per quello ospedaliero nell'anno 2023 in Umbria? Come vengono stabiliti gli standard minimi qualitativi nell'ambito delle procedure pubbliche di acquisto di forniture domiciliari di dispositivi medici monouso, materiali di medicazione, presidi per diabetici e prodotti destinati ad una alimentazione particolare, affinché questi garantiscano adeguata qualità e omogeneità in tutto il territorio regionale? Se e quali eventuali criteri sarebbero previsti al fine di assicurare che gli acquisti di forniture domiciliari di dispositivi medici monouso, materiali di medicazione, presidi per diabetici, in particolare strisce reattive e aghi pungitito, e prodotti destinati ad un'alimentazione particolare siano quantitativamente sufficienti con le attuali esigenze della popolazione umbra e delle prevedibili future esigenze crescenti. In conclusione, chiedo anche se è già possibile o se ritiene di prevedere in futuro la possibilità per gli utenti a cui viene riconosciuto il diritto di ricevere presidi per l'incontinenza o altri dispositivi medici monouso, di decidere se utilizzare presso le farmacie riconosciute un budget da integrare eventualmente con somme proprie, al fine di poter scegliere liberamente la marca o modello di prodotto che si adatta meglio alle personali esigenze dell'assistito, così come in alcuni casi già avverrebbe ad esempio con alimenti per celiaci. Grazie. Grazie consigliere. Assessore Coletto, prego. Grazie Presidente. Per quanto riguarda il triennio 2021-2023, in ambito domiciliare sono stati forniti attraverso farmacie sanitarie complessivamente 63.923.000 pezzi corrispondenti a 2.625.000 confezioni, considerando che non tutte le confezioni hanno lo stesso numero di pezzi. E di seguito c'è la ripartizione: nel 2021 sono 21 milioni di pezzi, nel 2022 21 milioni 127, nel 2023 21 milioni 656. Per quanto riguarda l'ambito ospedaliero, il numero di pezzi consumati nel triennio ammonta complessivamente a 15 milioni 720.000, ripartiti nel 2021 in 21 milioni 138, nel 2022 21 milioni 127, nel 2023 21 milioni 656. Per quanto riguarda gli standard minimi, il codice degli appalti detta le regole per lo svolgimento delle procedure pubbliche di acquisto relativamente ai criteri di aggiudicazione. È previsto che, fatta esclusione per alcuni servizi specifici o per forniture con caratteristiche standardizzate, le stazioni appaltanti procedano all'aggiudicazione degli appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo. Il codice degli appalti detta anche le regole per la composizione della commissione aggiudicatrice, che a sua volta è costituita da esperti e tecnici che hanno il compito di valutare e scegliere la migliore offerta tra quelle pervenute in una gara d'appalto dal punto di vista tecnico ed economico. Visto che nell'interrogazione si fa specifico riferimento alla qualità della fornitura di ausili in continenza, si precisa che la procedura di gara è stata espletata dalla centrale di committenza Umbria Salute per conto delle aziende sanitarie della Regione, quindi omogeneità in tutto il territorio regionale, ed è stata aggiudicata ai sensi del codice degli appalti in base alla sommatoria di punteggi
della valutazione qualitativa, il punteggio appunto era 70 su 100, ed economica con un 30 su 100. Quindi si è ritenuto di valorizzare di più quella che è la qualità rispetto all'ambito economico. Il codice degli appalti prevede diverse tipologie di procedure di gara in relazione alle soglie di importo e a un tipo di fornitura o servizio. Per quanto riguarda la fornitura di ausili per l'incontinenza, la centrale di committenza regionale sta già lavorando alla progettazione della prossima gara d'appalto, individuando soluzioni migliorative in relazione alle diverse necessità degli assistiti, naturalmente in base al livello di gravità dell'incontinenza. Si sta anche considerando la possibilità di introdurre servizi aggiuntivi a vantaggio dei cittadini, quale il servizio di consegna a domicilio, come già avviene in molte altre regioni. Quindi questo ambito di necessità e di criticità è stato colto e provvederemo ad inserirlo con i dovuti articoli, con, sempre attinente naturalmente con rispetto del codice degli appalti, all'interno della prossima gara d'appalto. Per quanto riguarda eventuali criteri previsti al fine di assicurare gli acquisti di forniture domiciliari, i quantitativi vengono determinati in base ai reali fabbisogni e all'evoluzione tecnologica dei dispositivi. Ad esempio, i sensori stanno sostituendo le strisce per la misurazione della glicemia e in base alle necessità emergenti. Comunque, la fornitura di ausili per l'incontinenza e degli altri dispositivi monouso si è effettuata in conformità al DPCM 12 gennaio 2017. Ausili monouso che definisce appunto le tipologie di prodotti e le loro caratteristiche qualitative e quantitativi erogabili a carico del Servizio Nazionale Sanitario. Gli ausili per quanto riguarda il diabete. Nel medesimo DPCM, sempre del 12 gennaio 2017, si individuano le tipologie di prodotti e demanda alle regioni la definizione della modalità di accertamento del diritto delle prestazioni, le modalità di fornitura dei prodotti e i quantitativi massimi concedibili sulla base del fabbisogno determinato in funzione del livello di gravità della malattia. I quantitativi erogabili in Umbria sono stati individuati da un tavolo di lavoro composto da diabetologi e farmacisti sulla base degli standard italiani per la cura del diabete mellito e sono stati concertati con l'associazione dei malati. Per quanto riguarda i prodotti dietetici, il Servizio Sanitario Nazionale garantisce le prestazioni che comportano la erogazione di alimenti ai fini medici speciali alle persone affette da malattie metaboliche congenite, appunto malattie rare, e da fibrosi cistica. Data la gravità di tali patologie, sono stati previsti limiti per il fabbisogno, ma il fabbisogno viene individuato dal medico prescrittore afferente al centro specialistico di riferimento. Quindi c'è una valutazione tecnico-scientifica di quelle che sono le necessità. Ai soggetti affetti da celiachia l'erogazione di prodotti senza glutine è garantita ai limiti dei tetti massimi di spesa mensile, appunto, fissati dal Ministero della Salute ed è quindi uniforme su tutto il territorio nazionale. I prodotti erogabili sono elencati nel registro nazionale istituito presso il Ministero della Salute ai sensi dell'articolo 7 del decreto ministeriale 8 giugno 2001. Come per quanto riguarda gli ausili per l'incontinenza, come specificato, i quantitativi sono stabiliti a livello nazionale, dall'allegato 2 del DPCM LEA, e non è prevista compartecipazione degli assistiti, cioè come richiesto appunto dall'interrogazione del consigliere Bianconi, con l'integrazione delle somme da parte appunto dell'assistito. Resta inteso che, come già evidenziato, è in fase di progettazione una nuova procedura di gara che migliorerà ulteriormente i servizi resi al cittadino. Da parte mia c'è la volontà di attenzionare questa possibilità in Commissione Salute, sperando che venga accolta dal Governo per andare a modificare questa norma e dare la possibilità a chi ha intenzione di farlo, di sostituire gli ausili che vengono erogati con
ausili che possano essere migliori o che si addicano di più alle esigenze del paziente, anche con la compartecipazione. Tutto quanto però deve essere certificato e attivato con legge a livello nazionale. Grazie. Grazie Assessore. Prego, Consigliere Bianconi. La ringrazio Assessore per le informazioni che ci ha fornito. Ma in vista della messa a punto di una nuova gara d'appalto proprio su questi argomenti, io la inviterei fortemente ad aprire un momento di confronto, di raccolta di informazione con le associazioni dei malati, con le associazioni che rappresentano questi mondi, e anche con le associazioni o le organizzazioni che assistono le persone che hanno questo tipo di problematiche, perché così si potrà direttamente dal campo andare a raccogliere degli ulteriori elementi che potrebbero forse tornare utili nella messa a punto della prossima gara di appalto. E se da una parte mi rendo perfettamente conto che la coperta è corta e che è sempre più difficile trovare risorse, forse se si va a evidenziare quali sono quei presidi, quei punti dove la criticità in termini quantitativi e qualitativi è decisamente più alta e che a volte mette in grande difficoltà sia la persona che ne ha necessità che le famiglie che devono trovare risposte, ecco, forse valutando che per esempio i dispositivi per l'incontinenza non sono sufficienti, e se ne parla dal 2014 e continua ad essere un tema, e che comunque le famiglie sono chiamate ad andare economicamente ad intervenire andando ad acquistarne altri, beh, lì si apre una grande situazione, che c'è chi può andare in farmacia ad acquistarne altri e chi ha difficoltà ad andare in farmacia ad acquistarne altri. Allora su questo magari si può prevedere che, agganciando al reddito ISEE questa possibilità, chi ha difficoltà economica ad andarli a acquistare questi pannoloni e prendendo atto che il problema c'è e esiste, magari la Regione potrebbe andare ad intervenire fornendo la quantità necessaria a chi non può andarsela, a chi non se la può permettere. Questo cambierebbe decisamente lo scenario e sarebbe un elemento di novità assoluta e credo di esempio che potrebbe essere perseguito anche da altre regioni. Grazie.